sorgiva, c'è una bolla sorgiva dalla parte posteriore della chiesetta, e gli antichi dicevano che i bambini, dicevano a noi bambini, che venivamo al mondo da queste candele dove esce l'acqua. Nel comune di Sette Frati, nella sciusceria, magnifica sciusceria, verde, lembo del Parco Nazionale degli Abruzzi, e un luogo splendido che è arricchito da tanti paesi che sono ciascuno un gioiello da scoprire e da valorizzare. E appunto questo centro anziani di Pietrafitta da 2 anni sta facendo una cosa bellissima per la valorizzazione del territorio, e si tratta di una festa medievale, di una rievocazione di una cena medievale, di un convito, diciamo secondo gli usi del tempo, della fine del 1300, con gli abiti del 1300, con le ricette, dove si possono gustare le ricette confezionate secondo i modi del tempo. Questo convito, questa festa, ha come titolo in illo tempore, cioè in quel tempo, e ogni anno cambia tema. L'anno scorso era intitolato sponsalia, si trattava di un matrimonio, una cerimonia di nozze, con tutti i rituali del Medioevo. Quest'anno, Amor et Potestas, si tratta di un incontro fra 2 signori del luogo, che sono stati per lungo tempo in discordia, per stipulare patti di pace. Naturalmente questi patti di pace saranno benedetti da un papa che passa per questo territorio, ed è Bonifacio VIII, che appunto nel territorio della sciusceria è passato durante il suo esilio, e poi è consolidato ancora da un fidanzamento fra i giovani figli dei 2 signori. La cosa meravigliosa è che tutta la sceneggiatura è creata, curata dal centro anziani, e veramente tutti questi signori diventano interpreti, attori, coinvolti nella vicenda, che sanno descrivere, valorizzare, dialogare, vivere quella che è la vicenda narrata. È una cosa anche nuova rispetto alle feste medievali che si trovano in Italia, dove sono artisti, gli artisti sono professionisti. Qui è la gente del posto, tutti gli abitanti di Pietrafitta, più giovani e meno giovani, che animano la manifestazione, ed in modo splendido, che si sono confezionati degli abiti bellissimi secondo i disegni del tempo, che hanno cucinato delle ricette che stasera saranno gustate e che senz'altro.
stiamo rievocando un momento di vita del Medioevo con, che ha per titolo Amore et Potestas. Praticamente raccontiamo un momento di vita medievale, e tutto si svolge attorno a un tavolo, consumando i cibi del momento, con le usanze del momento. Difatti, non, se vediamo sui tavoli non ci sono posate e quant'altro, perché comunque all'epoca non esistevano forchette, coltelli e altri vettovaglie. Praticamente questa è la seconda volta che organizziamo questa manifestazione assieme a un gruppo di Lucca, che si chiama Gruppo Storico Il Castello, e il presidente, la signora Erda Carlotti, che si è impegnata a realizzare questa manifestazione assieme a noi che del posto, che abbiamo dato questo nostro contributo e che ci divertiamo e comunque ci appassiona, e nella speranza che tutto proceda in modo migliore, divertendoci e far divertire la nostra. Del gruppo storico di Nozzano Castello di Lucca. Siamo venuti qua in Pasta Sociaria, nel comune di Sette Frati, a fare questa manifestazione in collaborazione con un'associazione locale e a dare vita a questa cena medievale. Siamo venuti qua con una rappresentanza, siamo circa 20 persone, 20 costumi, con il nostro gruppo di tamburi, e niente, speriamo che venga una bella festa come è stato lo scorso anno.